buon pomeriggio, ben trovati tutti in questo fine settimana. Buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con Siamo Noi, Gabriella. E bentornati allora anche voi che ci seguite ogni giorno da casa. Massimiliano, lo sai, no? Qui spesso ci siamo occupati e insomma ci occuperemo anche insomma, in futuro di alimentazione, dei rischi di contaminazione dei cibi e anche dei disturbi alimentari, cioè dell'obesità, dell'anoressia, abbiamo parlato di bulimia. Il problema che invece oggi vogliamo affrontare, io penso che sia sconosciuto alla stragrande maggioranza dei nostri telespettatori, anche noi non ne sappiamo molto. Come si chiama? E stiamo per parlare di ortoressia. Ortoressia, ovvero un nuovo tipo di disordine alimentare che colpisce chi sceglie di alimentarsi esclusivamente con cibi considerati sani. Sembrerebbe la scelta giusta dal punto di vista nutrizionale, ma non quando diventa un'ossessione, magari con una serie di autocensure che a quanto pare hanno persino effetti negativi sulla socializzazione, no Gabriella, di chi ne soffre. Solo a parlarne? Sì. Allora, è un disturbo... Mi è venuto male, socializzazione, solo a parlare. Però allora, è un disturbo che secondo i medici merita attenzione, forse si tratta già di una vera e propria patologia. Allora, questo cercheremo di appurarlo, di approfondirlo con gli ospiti che abbiamo al nostro tavolo che andiamo a presentare. Io direi sì, allora, raggiungiamoli, Diamo il benvenuto a Luisanna Messeri. Buonasera. Cuoca, ben arrivata. Grazie. Autrice televisiva, è un volto noto tra i fornelli della televisione. Sì, fornelli, sì. Pippo Franco, bentornato. Grazie a voi. Attore, conduttore televisivo, qui a Siamo Noi abbiamo imparato a conoscerlo e anche apprezzarlo come un convinto salutista alimentare. Allora, grazie anche a Tiziana Stallone, biologa nutrizionista. Buonasera, che torna a accompagnarci in questo pomeriggio. Dottoressa, partiamo con lei perché vogliamo capire esattamente che cos'è l'ortoressia. Ci aiuta un po' la radice greca della parola. Sì, ortoressia, quindi vuol dire una situazione in cui si cerca di scegliere degli alimenti orto, sani, corretti, salubri. Allora mi direte che cosa c'entra una patologia con scegliere un'alimentazione così corretta, così lineare? Beh, quando la scelta degli alimenti sani arriva a condizionare fortemente la nostra vita, quindi ad esempio passo un intero fine settimana a pianificare che devo mangiare piuttosto che passo le ore al supermercato, andare a selezionare, leggere tutte le etichette, piuttosto che rinuncio magari alla convivialità, quindi stare con degli amici in allegria per privilegiare il cibo sano, allora lì si arriva nella nostra sfera personale, quindi lì diventa una limitazione della libertà e in alcuni casi un vero patologia. Problema. Sì. Perché le parole pesano, noi vogliamo oggi provare a usarle con cura, quindi la definiamo effettivamente una patologia, poi approfondiremo in che modo, in che senso. No, non è sempre ascrivibile come una patologia. Allora diciamo che c'è una sottile linea rossa, no? Che divide lo stato patologico da uno stato che è una peculiarità, una caratteristica. Allora, la situazione patologica si ha quando l'ansia per quello che si sceglie è talmente tanto forte da condizionare interamente, integralmente la nostra vita e quando paradossalmente per scegliere un certo cibo si arrivano a dei grossi squilibri alimentari perché tolgono una buona fetta. Dopodiché ci sono tutta una serie di situazioni dall'altra parte legati o a una struttura di personalità o a un sottosoglia. Mi spiego meglio, struttura di personalità. C'è chi dice io non ho nessuna intenzione di mangiare intrulli, cose strane, sto bene e tranquillo. Quando mangio in un certo tipo, preciso, lineare, sto a disagio, però questo non mi crea disagio, mi dà tranquillità se mangio in un certo modo. E invece ci sono delle situazioni sotto soglia dove si è vicini al disturbo, ma non si è ancora poi definito un reale disturbo. È stata chiarissima. Eh sì, è stata molto chiara, però io vorrei sapere quali sono i soggetti a rischio e se ci sono delle ricerche in merito. Allora, non ci sono delle ricerche omnicomprensive sul disturbo e anche da un punto di vista psichiatrico, che poi è il medico che diagnostica questo tipo di situazioni, non c'è dei criteri diagnostici ben definiti. Quello che è la Bibbia della psichiatria non parla, ad esempio, di ortoressia,
parla di disturbo evitativo restrittivo messo nei disturbi ossessivi, quindi ancora non è molto, molto chiaro, quindi questa è la prima cosa. Dopodiché, allora bisogna dire che è un disturbo spesso, proverò a spiegarmi bene, secondario, cioè che vuol dire? Che alla radice ci sono altri problemi, uno stato d'ansia, problemi relazionali, problemi in famiglia che si manifestano poi in questo modo. Quindi ancora non è ben conosciuto perché l'origine, l'eziologia è veramente molto varia. Allora c'è una ricerca estremamente recente in Italia. Sì, è però su 1200 persone, quindi non è una ricerca omnicomprensiva, però orientativa. Che dice? Che dice che è un disturbo particolare, perché a differenza dell'anoressia più nota, ad esempio, è tipica degli uomini, che sono particolarmente attenti per un 70% in più rispetto alle donne, ed è tipica delle grandi città, delle grandi metropoli. Tra poco le chiederemo appunto quali sono, come riconoscere i sintomi, no? Di chi è affetto da questa vera e propria patologia, ma prima voglio far intervenire Pippo e Luisanna, perché io immagino... Io posso dire che secondo me gli uomini diverse. Sono più fissati. Proviamo. Perché sì, cucinano una volta alla settimana, quindi quella volta lì devono essere più precisi, come quelli che camminano lungo la strada nei marciapiedi, visto che stanno attenti a non pestare l'interconnessione tra una pietra e l'altra. Quello è già ossessivo. Queste sono delle manie, esatto, anche questa è una mania. Ecco, però il rapporto col cibo, analizziamolo pure, no? È certamente... Il mio è naturalissimo. È complicato, però addirittura rinunciare al cibo buono, come si fa? Hai detto te, è una mania, è follia. Cioè, secondo me ci sono le vie di mezzo, cioè quando a far la spesa decidi di leggere bene le etichette, ma non di stare 4 ore per comprare un carrellino, ecco, lì magari ci vuole lo psicologo, se non lo psichiatra, non ci vuole il nutrizionista, secondo me, giusto? Eh sì, in alcuni casi. In alcuni casi. Ma secondo me, insomma, fare la spesa oggi è la cosa più importante che possiamo fare per poi arrivare a tavola e mangiare cose buone. Il meglio possibile. Io penso che Pippo ha un'idea diversa. Forse. No, la situazione è particolarmente sfaccettata e vi sono moltissime differenze anche fra le persone che decidono di stare a dieta, chiamiamola così. Certamente l'aressia è un orto nel quale non cresce niente, perché non ti porta che decisamente a una sorta di squilibrio. È difficile in effetti a definirsi, ed è stata molto chiara la dottoressa a spiegarlo, e capire anche come i confini sono abbastanza labili. Certamente però, volendola vedere in termini, come dire, un po' più ampi, a me sembra proprio, per fare un esempio, come dire, magari estremo, mi sembra proprio l'opposto di quello che non vuole vedere, cioè c'è pur sempre dentro una realtà di una fragilità di persone che non vogliono vedere. L'opposto dell'ortoressia, secondo me, è quello che va dal dietologo e gli dice: dottore, che devo fare? Dice: lei deve mangiare 2 panini al giorno. Bene, poi ritorna e dice: allora l'ha seguita la dieta? E come no? E come mai è più grasso di prima? Perché lei non mi ha detto se i panini lo devo mangiare prima o dopo i pasti. Quindi voglio dire, è pur sempre una sorta di esagerazione, sono i due estremi, di fissazione, e quindi Pippo ha molto a che vedere con la psiche e con l'assetto interiore di come ciascuno si è costruito. Povera nutrizionista che si trova a dover gestire situazioni limite. Allora, avremo modo di approfondire, di capire anche le sfumature e le differenze d'opinione qui intorno al tavolo. Nel frattempo coinvolgiamo anche voi che ci seguite da casa. Eugenia. Sì, vogliamo chiedervi di raccontarci il vostro rapporto con il cibo. Pianificate pranzi e cene con anticipo, ad esempio? Raccontatecelo. E poi diteci anche che tipo di ingredienti utilizzate e soprattutto se ci sono combinazioni di alimenti che mai e poi mai mettereste insieme, e se sì, diteci quali. E vorremmo anche sapere se c'è uno o più piatti a cui avete ormai rinunciato, perché buono sì, però fa male. Insomma, fatecelo sapere, chiamateci all'822 88 96 oppure scriveteci, siamo noi @tv2000.it, mandateci un tweet @siamo noi tv2000 o volendo c'è anche la nostra bacheca di Facebook. Praticamente, ecco, vogliono sapere tutto.
Tutto, io da te una tutto sola cosa. Tutto vogliamo sapere. Io per il momento mi fermo solo sull'ultima. Sì. Pippo, c'è un piatto gustosissimo di quelli che proprio ci piace, che non so, a me piace tantissimo il cacio e pepe, a cui tu rinunci perché lo giudichi poco salubre? No. Si sta sentendo male, no. No, se ti riferisci al cacio e pepe, decisamente no, cioè non mi pesa rinunciare al cacio e pepe, al contrario. Allora dimmi un piatto pesa... che ti pesa... aver eliminato di un piatto diciamo che non fa parte della mia visione alimentare e tradizionale per così dire, certamente non è la matriciana e certamente non ve ne sono nella sostanza, perché le cose che io mangio e che mangiano coloro i quali diciamo conoscono e si preoccupano della rieducazione alimentare, è gustoso quello che mangio, non si io fa tentare. Voglio dire, non ho tentazioni, nel neanche senso, un succo gastrico vedendo quel sugo, no, ma nemmeno un po', voglio dire, è talmente straordinario, sono così grandiosi i sapori che il mio palato assapora con una rieducazione alimentare. Che quelli lì non ti interessano? No, non mi interessa proprio. Però Pippo, ascolta, sicuramente tu ci stai parlando di come sai godere, assaporare quello, sì, che insomma il tuo regime alimentare ti consente di mangiare. Però, ecco, un carciofo alla romana, una volta... Beh, il carciofo, una volta... ma un attimo, il carciofo fa parte, l'unica cosa del carciofo alla romana... No, un carciofo fritto, va, diciamo. Alla giudia, questa è la giudia. Il carciofo, l'unica cosa è l'olio cotto, però nella sostanza il carciofo è un elemento sacro. No, il carciofo fritto, diciamo, una volta alla settimana, in 10 giorni, 15 giorni, si può fare uno strappo. Ma il carciofo fa parte della nostra alimentazione. No, togliamo il carciofo, mettiamo la torta di crema e cioccolato. Crema e cioccolato? No, solo al pronto soccorso la mangio, crema e cioccolato. Magna con moderazione, cioè Luisanna, con moderazione, un po' di tutto, secondo Luisanna, me. Luisanna, come dobbiamo fare? Allora, non lo chiedete a me perché io sono l'esempio proprio, però io sono contenta e quindi e so come si dovrebbe fare e con Tiziana in macchina abbiamo chiacchierato. Io penso che non bisogna farsi del male proprio spiritualmente, cioè se ti va un pochino di gelato, crema e cioccolato, Pippo, vai, mangia nemmeno una volta, però levati la soddisfazione. Ma mi devi si spiegare perché mi devi andare per forza, perché non fa parte... Perché non ci credo, io non ci credo e non ti va un gelato, crema e cioccolato. Questo è uno degli aspetti della varietà delle persone. La prima volta che io sono stato messo a dieta da un allievo della dottoressa Kuzmin, una persona che sono andato a trovare addirittura a Saint-Maximin, e lui mi ha messo una settimana, e adesso ho capito perché. Ovviamente era una dieta, non era una dieta, durava soltanto una settimana, era una dieta depurativa per così dire. A riso bianco, poi ho ripreso a mangiare naturalmente, a riso bianco e frutta cotta, mi è successo che io i primi 3 giorni, quando ragionavo come lei, mi sono detto, la settimana passerà, figurati. Al quarto giorno mi sono detto, domani mancano soltanto 3 giorni. Il problema era motivato dal fatto che io soffrivo di un forte mal di schiena che nessuno era mai riuscito a guarirmi. Sapete cosa è successo? Che il quarto giorno mi sono scomparsi tutti i dolori. E da quel momento il mio cervello ha cominciato a ragionare nel modo opposto al suo. Però la ragione, il sentimento, adesso lo dico apposta per Massimiliano, la pizza... Una bella pizza margherita non voglio essere irrispettoso, ma ci sono delle combinazioni. Quando si parlava appunto delle combinazioni dei cibi, comunque per me non indicato, insomma. Non si può. Però capisci che anche vivere, no, perché vivere poi per 90 anni mangiando sempre tutto sano e poi a 91 morire se sano, perdonami, a me questa cosa non mi va giù. Quindi io qualche piccolo peccatuccio veniale, visto che siamo in nell'area giusta, io lo faccio, va bene? Allora, qui ci muoviamo in su una dite qualcosa. No, sono pienamente d'accordo, perché bisogna rispettare le idee di ciascuno. Auguriamoci che il Padre Eterno se ne accorga il più tardi possibile. Allora, sono decine di spunti da quello che avete detto. Una linea di confine, stiamo correndo su una linea di confine, dottoressa. Allora, torniamo all'ortoressia per capire ancora meglio quali sono le caratteristiche che la indicano, cioè quando il potenziale salutista, come il nostro Pippo, insomma rischia di spingersi verso quella zona proibita vicina al disturbo alimentare.
Allora, la cosa che chiederei a Pippo, la prima cosa è: quanto è naturale tutto questo? Cioè, lei vive uno stato d'ansia nel quotidiano, nel rinunciare, nel questa scegliere? È una seduta, Pippo, attenzione. Oppure viene tutto naturale? Cioè, quanto ad esempio passa durante il giorno a pensare alla sua alimentazione quotidiana? Ah, non ci penso proprio. Perché tutta la mia famiglia vive così, tutti quanti loro sanno, quindi quello che trovo è sicuramente corretto, non solo è corretto in quanto è corretto relativamente alla nostra visione, ma è corretto anche relativamente agli alimenti come vengono combinati, cosa mangiamo prima, cosa mangiamo dopo, sono tutte cose peraltro biologiche, quindi non c'è nessunissima forma di ansia. L'unico problema mi si pone, quando, siccome lavoro, sto fuori e spesso insomma non posso mangiare quello che desidero, ma trovo sempre tutto quello che mi serve, quindi non ho problemi di nessuna natura, non me lo pongo nemmeno il problema. Allora, questa mi sembra una situazione assolutamente fisiologica, cioè quando si passa la sottile linea rossa, quando si vive uno stato d'ansia nello scegliere, nel decidere, quindi si è bloccati sull'alimentazione. Per me c'è una certa tranquillità. Però normalmente la persona invece ortoressica a quali alimenti rinuncia? La persona ortoressica, non è che ci sono degli alimenti, quindi parliamo della patologia, ai quali rinuncia in maniera specifica, è tutto l'inquinamento informativo che porta poi un condizionamento della sua alimentazione. Non so, vado sul sito internet e leggo che la pizza è cancerogena, mi convinco di quello e allora tolgo la pizza. Cioè, non è proprio strettamente canonica come cosa, è l'informazione spesso non corretta che ci va a colpire di più. Poi è ovvio che situazioni notoriamente insomma, che creano problemi di peso, di sovrappeso, come ecco, quella bella lasagna che vedo piuttosto che una torta, sono quelli evitati, ma non è solo questo, è l'informazione sbagliata. Capito, Gabriella? Ho capito, sì. Innanzitutto ti sei salvato, Pippo, mi sembra di capire che è andata bene. No, per me è andata benissimo, nel senso che condivido pienamente, perché tutto quanto si basa sull'informazione. Però l'informazione deve essere corretta, il punto è squisitamente questo, mi pare di capire, almeno per me, nel senso che se tu non capisci che cosa significa l'eliminazione del sovrappeso, che cosa significa l'equilibrio del pH attraverso dell'acidità metabolica attraverso appunto gli alimenti, che cosa significa la combinazione dei cibi e il recupero delle difese immunitarie, allora hai tutte informazioni, come dire, approssimative. Certo, ci sono molti modi per vedere queste realtà, per metterle insieme, però appunto quella che noi seguiamo, quella che seguono tutte le persone di coscienza è determinante, cioè è l'informazione, certo, che serve a qualunque individuo, quello serve per chiunque, bisogna vedere quale indirizzo prende l'informazione, se quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o l'opposto, perché in questo mondo c'è tutto, certo, il contrario di tutto. Dici cose giustissime, di buon senso, però poi vedo quella frittura di pesce. Sullo sfondo, Pippo, della frittura di pesce. E io cedo. Andiamo da Eugenia. Sì, perché il primo medico a descrivere le caratteristiche dell'ortoressia è stato il dottor Steve Bratman, siamo nel 1997, e per verificare quindi se l'alimentazione sta diventando un'ossessione, il dottor Bratman ha approntato un test che si chiama proprio test Bratman per l'ortoressia. Queste le domande che bisogna porsi, proviamo a leggerle insieme. Pensate alla vostra dieta più di 3 ore al giorno? Pianificate i pasti con vari giorni di anticipo. Il valore nutrizionale di ciò che mangiate è più importante del piacere di mangiare. Queste sono le prime 3. Poi la qualità della vostra vita è diminuita parallelamente al miglioramento della qualità della vostra alimentazione. E ancora, ultimamente siete diventati più rigidi con voi stessi. Mangiare in modo sano aumenta la vostra autostima? Avete rinunciato a cibi che vi piacevano per mangiare quelli giusti? La vostra dieta vi rende difficile mangiare fuori, allontanandovi dalla famiglia e dagli amici?
vi sentite in colpa quando sgarrate alla vostra dieta, e l'ultimo è quando mangiate in modo sano, vi sentite in pace con voi stessi e con il controllo completo della situazione? Se la risposta a queste domande è sì per almeno 5 volte, è il momento di adottare un rapporto più rilassato con il cibo, questo dice il dottore. Se la risposta è sì a tutte le domande, quella del mangiar sano è diventata una vera e propria ossessione. Almeno queste le linee guida del test di Bratman. Allora, io e Massimiliano siamo chiaramente fuori pericolo perché non ci siamo identificati con queste domande. Pippo, ti vedevo però molto tranquillo. Tu a quante delle domande hai risposto tutti sì? Tutti no. Tutti no? Non ho nessun sì. Quindi sta benissimo. Vabbè, non è ortoressico, l'abbiamo escluso, Giorgio l'ha detto. Non voglio essere virtuoso, sono semplicemente sincero, insomma. Se io che sto male, mi sta salendo la glicemia, hai visto quanti piatti stanno girando lì? Certo, come si certo. Lo so, un giorno troverai la fede. Speriamo. E tu, Susanna, quanti sì a quelle domande? Beh, qualcuno sì, però se certo se uno ha dato tutti sì è una persona di un'infelicità infinita. Ecco, quello lì. Mi piace guardare il cibo e non vedergli accanto la tabella nutrizionale, non me ne frega niente, perché l'uomo è andato avanti da parecchie centinaia di anni e diciamo il buon senso e di conseguenza deve essere quello che ci deve spingere nelle nostre scelte. Perché quando si comincia a mettersi dei paletti così, insomma, io la trovo molto triste, ecco. Ecco, l'infelicità, dicevi tu, e io, dottoressa, pensavo che, insomma, chi ha risposto con almeno 5 sì rende la vita parecchio difficile a chi gli sta accanto. Insomma, le relazioni sociali entrano un po' in crisi. Eh sì, la rende difficile a se stesso e lo rende difficile a chi sta accanto. Io vorrei dire a tutte le persone che si sentono un po' ortoressiche, no? e ci stanno guardando, quella che è una frase di Ippocrate. Allora Ippocrate diceva, è meglio un cibo, diceva, adesso mi sto confondendo, è meglio tra un cibo che è salubre, perfetto, squisito, ma non ha sapore, è meglio un cibo anche un po' nocivo, ma che sia buono. Quindi, mi raccomando, non dimentichiamo quello che è il gusto, quello che è il sapore. E dopodiché, quando tutti questi sì vanno a condizionare la nostra vita, non lo lasciamo sotto soglia la situazione. Quindi cerchiamo anche di parlarne con il medico, perché spesso questi disturbi vengono alla luce solo quando si è superata la linea rossa. Invece prima si può fare tanto per riportare la serenità. Pippo, una curiosità, quando decidi di andare a cena fuori, sì, un ristorante, sì, casa di amici, sì, rinunci o come funziona? Cerco di essere breve, dipende dalle circostanze. Se sono in un ristorante, spesso ci sono anche molte persone, io chiedo scusa, perché c'è pure una sorta di psicologia, non vorrei essere altezzoso, e dico scusate, io non mangio tutti questi antipasti, se posso parlare con il cameriere, mi metto d'accordo e gli domando che cosa avete, che insalate avete, di queste insalate e distingo quelle più basiche da quelle meno, e come trovo subito quello che mi interessa, me lo mangio, voglio dire. E a casa di amici la stessa cosa, o se non c'è nulla di commestibile semplicemente non mangio, ma senza nessuna pena, perché la cosa più, no non sono proprio interessato, cioè nel senso che voglio dire, Ippocrate diceva anche che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo cibo, in sostanza, e non ho nessuna preoccupazione, anzi semmai si preoccupano loro, voglio dire, no? Quindi preferisci mangiare a casa? Sì, io preferisco mangiare a casa, o quella è un'occasione, per esempio, proprio per non mangiare. No, la mia vita non dipende dalla necessità del cibo, nel senso che non sono legato al cibo. Certamente sono legato ai sapori, ma vorrei spiegare sempre a chi ci ascolta che i sapori di chi vive la rieducazione alimentare sono assolutamente straordinari. Io oggi, per esempio, ho mangiato, me l'ha fatta mia moglie,
una pasta di farro con olive, capperi, tutto un tritato di mandorle e olio crudo. Beh, vi assicuro che è una cosa per me straordinaria, è più forte di qualunque matriciana, anche perché ho consapevolezza che non solo mi piace ed è ottima, non ne ho mangiata neanche poca per la verità. Allora fammi capire bene, questo a pranzo, invece solitamente a colazione, cosa mangi? Solitamente e poi a colazione mangio, ma mi piace, la cosa assurda, mi dispiace per coloro i quali insomma non condividono, ma sono estremamente contento di mangiare una mela e una pera, biologiche, altrimenti non lo potrei fare, con tutta quanta la buccia. Guardate che per mangiare una mela ci vogliono 5, 6, 7 minuti, insomma, e capite cosa vuol dire? Bisogna levare i semi, perché nei semi c'è una presenza di arsenico nella mela, mentre nella pera è tutto quanto più facile. No, la buccia lì contiene tutte quelle lavorone, fibre, dai. E sono assolutamente sazio e soddisfatto. Ovviamente prendo anche dell'integratore. Avanti, insomma, cioè solo la mela la colazione? Sì, la mela è la pera. La mela e la pera. Latte, caffè, caffè non sai più cosa sia. Caffè no, praticamente no, latte. Voglio dire. Lì è l'unica volta in cui trasgredisco, forse qualche volta prendo il caffè. Sì, l'abbiamo confesso. Beccato. Però per sono molto rari. Per la gioia del napoletano, ma yogurt e latte? No. Una fetta biscottata? Cereali? Sì, ma io preferisco questo perché ha un senso. Siccome ne conosco l'importanza e conosco l'importanza delle fibre e di come la frutta va distinta secondo la nostra cultura, appunto, mangiata lontano da altri cibi, mi pare sacro. E come dire, mi dispiace dirlo in televisione, non so come dirlo, ma il mio intestino è sempre perfetto, ecco. Il pranzo volevi sapere tu? No, il pranzo l'abbiamo detto, la cena? La cena dipende, insomma, non so, dipende, mangiamo tutte cose diverse fra loro, è capace fagioli di soia, fagioli, cereali, mangiamo tantissime cose, non, è tutto vario, non riesco a dirti, certo. Non c'è una cosa sola. L'unica certezza, ascoltandoti, è che Massimiliano tra gli adepti ce l'avrai con grandissima difficoltà. La vedo dura, la vedo durissima. Perché sul caffè poi mi ha convinto. Non diciamo. Ti basterà. Hai visto il caffè però come dire? Sì, molto quello raramente quello però sopravvive. Il caffè quando sono caffè stanco e devo lavorare prendo un caffè. C'è una breccia confesso. Anche nel regime alimentare di Pippo dunque. Il tuo, non dico dieta perché ho capito che la parola dieta mal dieta si concilia con la tua vita, filosofia. Non è una ecco, il tuo stile di vita, dacci sì. Un po' il tuo stile tipo, diciamo la tua giornata così come Pippo ci ha dato la giornata alimentare? Sì, sì. Io prendo del caffè la mattina. E su questo siamo d'accordo. E perché poi lo prendo il pomeriggio, metà pomeriggio. Ah, li prendo anche per lui, così facciamo pari. Così, brava. Oggi è burra, grazie. Come si dice. Poi non uso più il latte vaccino perché non lo digerisco e quindi uso da un po' il latte di soia, che mi sembra. Però anche lì, soia transgenica, noi ci si fida, ma ci si deve. Bisogna crederci, come in tutte le cose. E poi mangio, ne so, un pezzetto, una fetta di pane o un biscotto. Eccetera. Un dolcetto. Poi vado al pranzo e quello che vorrei mangiare io è un piatto di pasta. Al pomodoro, semplice, o delle verdure, un'insalata. E poi arrivo alla cena e mangio magari un secondo, ecco, ho utilizzato una braciola di maiale, involtata, che rinvolta in una salsiccia dentro a un coniglio infilato dentro. No, non so, non è così. Io sono grassa per motivi ideologici, perché sto parecchio ferma, perché sto sempre a leggere, e quindi solo quello lì mi frega, ma io sono magra dentro, capito? Quindi no, e poi, cioè, il regime che ci ha descritto è abbastanza moderato, Susanna. Ma il regime che ci ha descritto alimentare normale. È abbastanza moderato. Però vorrei sapere se c'è, per esempio, un piatto, parecchi ne sono passati davanti sì, ai nostri vero, occhi, particolarmente parecchi. Gustoso, calorico, insomma, un po' troppo ricco secondo i canoni di Pippo, che tu ti concedi pur sapendo che quello veramente è un grosso strappo. Non ne puoi fare a meno, ogni tanto ta-da-da-da. Spalanchi la porta. Patate fritte? Patata fritta come si deve, con l'olio extravergine d'oliva, insomma patata magari di montagna,
ti, guarda, ti guarda con commiserazione. Peggio per lui, ma è lui che non sa cosa no, forse se lo ricorda che cosa pensa. Lei mi però dice non sai cosa ti perdi e io dico non sai cosa ti perdi te. Ma le rose tue le mangio anch'io, cosa. Però non mi basta quello. Mi piace anche avere dei piatti. Cioè esiste dentro di me anche la voglia di mangiare e di riassaporare dei vecchi piatti che ho mangiato da bambina, le cose mi faceva la mia nonna, la mia zia, per il resto quei papponi non me ne frega nulla. Preferisco mangiare un pezzetto di lasagna una volta alla settimana, mi fa stare felice. Lavorare in cucina ai fornelli è un atto d'amore? È un atto d'amore, certo, perché te ci stai lì 2 ore a sistemare, a spadellare, eccetera, porti in tavola, 10 minuti, finito tutto. Magari è ortoressi che non lo sappiamo. O pigli la tovaglia. È difficile. No, io sto molto attenta alla qualità, ma questo non vuol dire perdere la testa rispetto a... Cioè, perché poi tanto sappiamo tutti che sì, c'è scritto biologico nelle cose, poi dopo 2 mesi viene fuori scandalo. No, le cose, non diciamo sciocchezze per cortesia. Beh, leggi un po'. Bisogna conoscere, frequentare, bisogna andare a visitare. E non si tratta di soltanto di leggere, bravo, bisogna anche andare scegliere, per hai vedere, ragione, perché hai ci ragione. Sono tre tipi di scegliere biologi. Scegliere i produttori. Dei controlli che gli altri non hanno. Scegliere e non voglio dirti che nei... non lo dico, facciamo prima o via giù. Visto che si sceglie il cardiologo o appunto il nutrizionista, scegliamo anche il macellaio, l'ortolano, facciamo questa scelta. Eppure il cassamortaro volendo. Non scegli te. Rinviamo. Scegli qualcun altro. Allora, dottoressa, qua ci stiamo, naturalmente stiamo un po' scherzandoci sopra, diamo, lo facciamo spesso, però insomma, ricordarlo ogni tanto fa bene, alcuni punti per un corretto regime alimentare e poi diciamo chiariamo questa cosa. Ci si può concedere il famoso giorno libero, il giorno in cui introduciamo il fritto, ci dedichiamo a un piatto un po' più pesante, non mi guardare così Pippo, dedichiamo a un piatto un po' più pesante. Guarda me. Allora, la corretta alimentazione è un equilibrio, quella è la cosa più importante, quindi non è una questione della precisione, degli abbinamenti, strettamente della qualità, ma trovare un equilibrio interiore. Pippo è facilitato, diciamo, da una rigidità sua, di natura, una precisione, e non dimentichiamo che lui probabilmente aveva uno stato infiammatorio tale per cui ha tolto anche il dolore, quindi esatto. È spinto da questo. È un'ottima forma per cui tutto questo supporta. Ma le persone non sono così, le persone sono naturalmente imperfette, le persone sono attratte verso il buono, verso il piacere. Io stessa sono una nutrizionista imperfetta, raccontavo prima come se non avessi fatto questo lavoro sicuramente sarei rimasta obesa come ero da bambina, quindi bisogna, è tutto un equilibrio. Allora cosa dire alle persone? Sicuramente una trasgressione, un favorire un piacere una volta a settimana non è assolutamente un problema, quello ci dà una mano poi per affrontare la quotidianità, e nella quotidianità servono veramente poche regole, un ordine, che è la cosa importante, la semplicità che c'è nei piatti e ricordarci di quello che la natura ci offre, quindi andare molto più spesso verso i cibi vegetali che dimentichiamo con facilità. Dovrebbe arrivare nei video una copertina del libro della Messeri, eccolo qui, 111 ricette italiane che devi saper cucinare, ovvero i piatti migliori della nostra cucina che tutti ci invidiano. E sono anche i piatti che arrivano dal cuore, perché insomma molte di queste ricette, la storia di Luisanna è molto bella, ora il tempo è breve, ma insomma arrivano dalle nonne e dalle zie che hanno preso un po' il posto della mamma con questi ragazzi. La ricetta che ti piace di più? Allora sì, la ricetta che mi piace di più? Roast beef con patate fritte e un bicchiere di vino rosso. Ed è una delle 111, c'è anche quello. Questo va messo serie, eh? Ah, il vino lo bevi, Pippo? No. Massimiliano è out. Ha resistito su tutto, ma non sul vino. Il tuo piatto nella tua dieta, quello che preferisci? No.
Non c'è una cosa che preferisco, perché veramente non so rispondere a questa domanda, perché è talmente varia e talmente variegata. Ti piace tutto. Ho incontrato due sere fa quella signora che era venuta in un altro programma che abbiamo fatto, che aveva portato della verdura. Siccome ho fatto uno spettacolo a Terracina e ci eravamo dati un vago appuntamento, io sapevo quando, che non credevo nemmeno che arrivasse, è arrivato con suo marito, e mi ha portato delle fragole così straordinarie e così saporite, che mi ha detto che suo cognato, il suo parente, loro sono agricoltori, le coltivano in una serra dove tengono l'aglio di fuori per non far entrare degli insetti, e dentro la serra ci mettono le api. Io raramente si arriva ad avere quei sapori. Le mangiate le fragole? Sì. Fantastiche, ancora ce ne sono rimaste poche, però me l'ha dato un appello. C'era tutto quello fantastico. Che cerca Pippo in quella serra. È tutto serra. Straordinario, non ho una cosa da prediligere. Benissimo, grazie ai nostri ospiti, grazie, il tempo a nostra disposizione è scaduto, noi adesso andiamo in pubblicità, ma subito dopo torneremo perché parleremo di voi nonni e di voi nonne, quanto siete importanti da qui a qualche giorno, quando i nostri figli insomma finiscono la scuola e abbiamo bisogno di voi, parleremo di questo qui tra poco, a tra poco. Siamo noi.